Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vi è stato dato un insegnamento gratuitamente, cioè per dono, e voi così datelo. Esattamente come quando, non so, tu giochi a calcio e giochi perché ti piace, esattamente in questo modo devi insegnare a giocare a calcio. Gratuitamente vi è stato dato questo insegnamento e con lo stesso spirito dovete dare. Se tu inizi a dare questo insegnamento perché la persona devi assolutamente comprare e non per fargli un dono, questa cosa poi ti torna indietro. Perché dietro c'è un bisogno della personalità di essere il cazzo di venditore numero uno che deve chiudere i contratti, eccetera, eccetera. Se invece inizi ad aiutare le persone e a donarti e a donare, questa cosa ti torna. Non sto dicendo che poi la persona non deve pagarti o che tu non devi guadagnare per questo, che è il fraintendimento che fanno molti quando leggono di queste cose e si crea questo conflitto interiore tra la spiritualità e il denaro che è terribile, terribile. Vivi una vita pensando che tu devi da una parte essere ricco, dall'altra parte scappare dai soldi e si crea una scissione che poi fa stare le persone rincoglionite. Spirito e materia, quando uno fa le cose fatte bene, cioè col cuore, se tu dai le cose col cuore aperto, spirito e materia sono la stessa cosa. La materia non è altro che una manifestazione dello spirito e anche i soldi. È importante, se non mi ripeterlo, perché da una parte io dico, boh, lo do per scontato, però poi davvero vi capita la telefonata o vi capita una situazione economica della vostra vita in cui avete un problema di soldi e sto principio torna. Voi dovete sempre fare le cose per dono. Questo vuol dire gratis. Per esempio, quando noi diamo i video gratuiti o il webinar, non è che li facciamo di bassa qualità perché sono gratuiti. C'è sempre un io do il 100% qualsiasi cosa faccio, che sia un video o che sia un corso a pagamento, io do comunque il massimo. Magari può essere che un corso dura 8 giorni e un video gratuito dura un'ora, ma in quell'ora io do il 100%, non ti do il 50% perché è gratis. Invece, un sacco di gente dice no, è gratis, quindi anche dopo che ci hanno pagato. Io continuo a dare la cosa straordinaria. Lo puoi fare, sì, per un bisogno di personalità, perché dici comunque il cliente è soddisfatto, c'è la testimonianza, c'è il referral. Oppure lo puoi fare perché semplicemente è bello, c'è una persona che ti ha pagato e quindi gli dedichi energia, gli dedichi tempo, che sarebbe il motivo per cui dovremmo farlo. Io li chiamo perché li aiuto. Faccio quella cosa perché di aiuto, perché serve. Che secondo me è anche più bello dire perché lo voglio fare. Perché serve. Noi dobbiamo fare le cose da figli della luce e quindi perdono. Altrimenti stiamo al gioco dei terrestri che stanno nella personalità. Quindi è tutto un lavoro nella personalità e nella personalità chiaramente fai le cose perché vuoi i soldi, vai a lavorare perché vuoi i soldi. È questa la grande rivoluzione, non andare a lavorare perché hai bisogno di soldi, che non vuol dire non andare a lavorare e non farti pagare. Il terrestre medio invece va a lavorare perché c'ha bisogno di soldi, solo per questo, mica sta nel cuore, nel che bello, non ce l'ha queste cose, o è rincoglionito dai vari meccanismi della società e fondamentalmente non c'ha voglia di fare un cazzo, che è la maggior parte dei ragazzi. Non so se avete presente i ragazzi come sono nel mondo reale, ma i ragazzi sono svogliati di fare qualsiasi cosa. Un ragazzo a 14 anni dovrebbe letteralmente mangiarsi il mondo e è completamente svogliato, non c'ha voglia di impegnarsi, non c'ha voglia di sbattersi, non c'ha voglia di fare un cazzo, altro che donarsi. C'ha voglia di fare un cazzo. Probabilmente perché in questo ha un po' di responsabilità il sistema che gli fa passare la voglia di fare le cose. Perché ti rompono i coglioni da quando c'hai 6 anni. E allora uno appena 14 anni che inizia a pensare un po' con la sua testa dice, oh, cazzo vuoi? Gesù vuole dire, non preoccupatevi. Chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Se vi mettete al servizio, se fate le cose che servono, chi lavora ha diritto al suo nutrimento. L'operaio ha diritto al suo salario. Perciò dice, non preoccupatevi. Non perché non dovete farvi pagare, ma dice, non stai lì a preoccuparti di quello del piano B, del piano C. Tu mettiti al servizio, butta. L'atteggiamento però deve essere quello di buttarsi con quello che hai. È lì che dobbiamo ricalcare l'insegnamento evangelico. Ed è quello che ho cercato di fare nella mia vita, raga. Ho cercato di fare questo sempre. È lì che poi dopo ho fatto determinati click che mi hanno portato a determinati risultati. E io conosco delle persone anche molto brave, molto in gamba, che però non hanno mai fatto questo passaggio, non ci sono mai buttate. E ora fanno lavori normali nel campo della personalità, però. Cioè, stanno sempre lì a lavorare per soldi. Ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire, quindi il nostro Master in Coaching e Management, il videocorso gratuito Attrae il lavoro per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te. Chiaramente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, iscrivetevi al canale e se non vi è piaciuto, ovviamente, fatevi i fatti vostri. Ciao!